Salve, sono il sergente Bertoldi, comandante del nucleo Team La Marmora, una pattuglia scelta di uomini per pattugliare questa zona di confine. La mia pattuglia è composta dai seguenti uomini, tutti quanti scelti dalla caserma La Marmora. Sono il conduttore delle grave. Buongiorno, sono il conduttore Franzin Francesco della pattuglia, sono il miglior conduttore della caserma, faccio parte della 69esima compagnia, soprannominata la Fulmine per le sue eccessive dosi. Grazie. Il mio radiofonista, pistolato. Sono l'alpino pistolato, radiofonista, fuciliere, sono venuto qua per fare la pattuglia ai confini della Jugoslavia, tutto qua. Delle grave, fuciliere del nucleo comando d'assalto. Sono il fuciliere del nucleo assalto, io un altro, e siamo qua per pattugliare i confini insieme al sergente Bertoldi. E anche Michelucci. Alpino Michelucci, componente del nucleo fucilieri assalto. Questi qui sono i miei uomini, una pattuglia per difendere il confine italiano. OK, ricevuto, fine! Aiuto sul confine, però sospetto di tensione. Ricevuto! Ai mezzi! Senza lo Unifond, Golf Eco 1-0, passo. Interrogativo, se ci sono novità per noi, passo. Anche per noi, nessuna novità per voi, richiamiamo orario stabilito, passo. Fine. Io boia. Guarda che non vedi niente, sei il tappo, eh. Dio cane, ecco cosa c'è. Bastardo di tappo. Dai. Effettivamente vedo solo la strada così. Quanti minuti che hai fatto delle registrazioni qui adesso? 131 secondi. Dentro la spinta. Raga Rex. Rex 2:20. 2:21. 2:20. È impossibile. Sì, no. Si prova il piano, sennò si può fare molto. Dici quando comincia a registrare. Sì, sì, chiaro. Tutte le parole dovranno essere calcolate. Dobbiamo parlare di casolare, quant'altro, quanto stop. Stop. Perché? Lo ferma, perché, cioè, meglio poco e bene, poche parole. Ma hai registrato? Sì. Aspetta un attimo, ma state fuori un giù, no, però, cioè, ripresi a noi, no? Cioè, voi vi vedevo, cioè, la testa, ma non, sai, cioè, non eravate... Sentivi parlare? Sì, io vi sentivo a pelo, non so se questa qua l'ha ripresa, l'ha riportato. Sì, sì. Speriamo. Ma dici quando ti dici? Sì, sì. Sì, quando ti fermo. Aspetta.
una ripresa sotto il bosco. Voglio riprendere adesso? No. Dio cane. Ha filmato questo? Sì, sì, ma sono vibrato proprio. Forse, cioè, forse un po' si troppo, si però l'azione richiede tale esigenza. Allora, aspetta adesso, aspetta. Mi cade la telecamera sempre accesa e riprende. Andiamo per la pioggia, andiamo per la pioggia, andiamo per la pioggia, andiamo lì, andiamo per vedere se è rallenta, rallenta un momento, rallenta che prendo il bosco proprio così, lo taglio, perfetto. Ma non c'è chiaro, troppo sole forse. Targa slava, è targa slava. Torna indietro, non l'ho presa questo. E slava la targa? No, Udine. No, allora vai, vai, vai. Targa slava. Se c'è una con la targa slava, prendiamo con la tipo così, ti ho fuori la pistola. Colpo in testa, gli rompiamo il culo. Vorrei proprio filmarla, quella scena. A colori sta qua. Vai. Non c'è. È cosa? È accesa? Adesso sì. Spegni. Deve essere in questi pressi la casa. Sì, sicuramente. Eccoli! Tu vai a coprire il mezzo. Sì, sì. Ok, tu lì, io qui, tu lì. Chiaro? Chiaro. Attivazione, giù!
frega più di tanto. Hanno i colpi dell'esercito italiano. Sì, sono pure vestiti come noi. Pure i fucili sono uguali, sono dei veri ladri. Eccoli! Sì, perfetto. Ok, un secondo. No, sei pronto? No, fatemi vedere che fumate, che sono sulle fine. E allora? Sei pronto? Dammi il via, eh? Allora, tiro io via, eh? Sì. Oh, i piloti ti aspettano, metti in moto e scompensi. Sì. Voi partite, eh? Anche se ci manco sopra, voi partite. Pronti? Oh, ti prendo... Ti prendo mezzo busto, eh? Da qua in su, è più... No, però io devo fare così, eh? Sì. Vediamo, fai, fai. Sì, perfetto. Ti prendo proprio dal cinturone in su, pronto? Pronto? Pronti? Pronti? Via. Vai, vai, su di qua, su di qua. Sì, sì. Dio blast. No, vai su tranquillo. Non hai sospetto. Dio can. Sembra facile. Oh, mi giro verso di voi. Pronti?
sono novità? No, nessuna novità, non c'è particolarmente. Chissà, sono scappato di Jugoslavia. Chissà, su Monteporno. Vedete ragazzi questa zona? Oh, sì. È divisa da tre confini. Confine dell'Austria, tutto questo, lo vedi recintato. E lì c'è la Jugoslavia. E qui logicamente siamo in Italia. Siamo proprio sul punto di confine tra tre stati. Questa è la famosa montagna dei tre confini, no? Esatto. Il pericolo è che i nostri potrebbero essere scappati o di là o di qua, oppure essere ancora in territorio nazionale. Ma prima osservando queste montagne non abbiamo visto nessun movimento strano. Quindi fortunatamente, da quello che pensi, non v'è dubbio che prima di sera saranno nelle nostre mani. Sì, io sì. Li spaccheremo. Ok, al mezzo! Uomini, al mezzo!